La notte d'amore non è solo la notte d'amore di Dio che fa l'amore con la terra, e la terra ha dato il suo frutto, dice il salmista, e questo frutto è Gesù, ma è anche una notte d'amore, o dovrebbe essere, aspetta ad essere, una notte d'amore tra gli uomini che Dio ama, ma che non si amano tra loro. Per questo ho scelto come ultima lampada di queste sette da portare a casa per dire il rosario, per così dire, e in questa seconda parte dell'avvento, il verbo è stringere legami. Detto così sembra una cosa facile, perché tutti vogliamo degli amici e vorremmo essere amici di tutti, ma poi quando andiamo nel concreto a guardarci vediamo quanta fatica si faccia nel tenere insieme i legami, nel tenere insieme la famiglia, tenere insieme la coppia, tenere insieme la comunità, tenere insieme la diocesi, tenere insieme la parrocchia, tenere insieme le amicizie. A volte basta un messaggio su un social per creare una guerra, una vera guerra. Ho voluto in questa composizione, diciamo, orchestrale fare una sintesi. Magari l'ho fatto per me, ma vedete, le cose diventano efficaci quando ci crede uno e le fa per sé. Mettiamo il caso che questa cosa, questa serata non ci ha coinvolti, per esempio. No, questo non è importante, no problem. Perché sono del parere che uno le cose debba fare per sé. Allora, mettiamo il caso che l'auditorio sarebbe stato vuoto e noi sono noi cinque qui. Abbiamo fatto l'albero di Natale, ci sono le lanterne, ci sono le calze, c'è l'attesa, c'è Gesù che viene. Ci siamo noi con le nostre storie. Allora, idealmente, questa cosa può non interessarvi, ma interessa me. Ho voluto mettere insieme 081, 0823, 0825, che sono i prefissi delle mie tre stagioni di vita. Non ce ne saranno altri, qualcuno ha fatto già la battuta del prossimo prefisso, speriamo del paradiso, perché se continuiamo di questo passo dovete cercarmi sul prefisso dell'inferno. Perché certi canti, per esempio il Magnifica con cui abbiamo iniziato, di Frisina, Holy Night, e adesso questo di Donna Cera Castellana, che ascolterete, per me hanno il timbro, il sapore, il colore della voce di Marianna, che è di Meta di Sorrento, con la quale ci conosciamo da tantissimi anni, con cui abbiamo fatto delle cose quando ancora ero parroco. Vladimir veniva a San Michele, viene da lontano, ma è naturalizzato l'italiano. Ricordo che veniva per esperienza analoga in Basilica, quando ero parroco, con Maurizio Aiello, per delle preghiere di musica e riflessione. Maria Teresa è, stata la mia musa, confesso questo amore, sarà la mia musa nel senso musicale del termine, perché tutte le esperienze musicali nella mia precedente diocesi erano affidate a me, io mi fidavo, perché trova degli artisti, facciamo questo trio, questo duetto, io mi fidavo a occhi chiusi. È stata il mio braccio da un punto di vista dell'organizzazione di eventi come questi, che avvenivano nel Salone dell'Episcopio e avevo un nome diverso, si chiamava In punta di piedi nello Scopio. Uno si inventa le cose, sapete. E cosa ci vuoi dire? Mi starete chiedendo. Sto cercando di dirvi, anche
Armando credo che abbia fatto capolino nel Salone delle Discordie di Teano, che poi ci sono dei legami che restano. Succede quello che succede, ha preso la zampa, ma è sempre lui, sempre al tuo atto, è andato lontano, sta con un orto, è morto, ma è sempre lui, i legami. Noi senza legami non andiamo da nessuna parte. Allora dico grazie a loro quattro, perché quando ho pensato a questa, diciamo, performance, una malizia, ho detto, ma metto insieme questi tre mondi, voi rappresentate ovviamente il mio terzo mondo, nel senso numerico, perché creare legami è una cosa indispensabile. Vorrei dire a qualche prete che qui senza legami non si fa pastorale, non c'è Vangelo, non passa niente, perché sono i legami che fanno passare messaggi. Quelli fra voi che insegnano, c'è un po' di insegnanti qui, se voi non amate i vostri alunni, se non create dei legami, potete essere anche dei luminari, inutilmente. Sono i legami che ci fanno vivere, sono i legami che noi celebriamo a Natale, perché questa umanità è bella, pur con tutti i suoi limiti, i problemi economici, la crisi che non dà segni di finire. Sì, ma ci siamo noi. Lo dico in maniera molto semplice, da bambino. Ci siamo noi che ci vogliamo bene. Ma questa è una rivoluzione. È una rivoluzione. E quindi io chiedo perdono anche telefonini che scrivono, anche se fanno contorcere Pudella. Cioè, l'importante alla fine, capito, non è essere vescovo, questo o quell'altro, l'importante è che ci presentiamo, ci presenteremo domani davanti al Signore, insieme, insieme. I legami devono rimanere, e per i legami bisogna avere una fantasia, bisogna coltivarli i legami, perché muoiono. Oggi tanti legami muoiono, anche importanti, anche giurati davanti a Dio, muoiono se non sono innaffiati, se non c'è una candela che si accende, un profumo che si sparge, una parola, una poesia, un silenzio, uno sguardo, un dono, un tu. Questo significa Natale. Mi sembrerà che io abbia concluso in una maniera molto bassa, ma guardi, poi alla fine non crei legami, sì, perché se io, anche io, vescovo, mi presentassi domani davanti a Dio, sono Arturo Aiello, vescovo di Avellino, sicuramente finirò l'inferno. Ma se mi presento con voi, e voi con me, e noi, e tu parroco, e tu insegnante, e tu marito, e tu moglie, e tu figlio, e tu nonno, sì, o entriamo insieme o non entriamo. Ecco, faremo così questa protesta alle porte del paradiso. Non Marco può entrare, questo no, abbiamo il biglietto accumulativo, o entriamo tutti o nessuno. E questo è l'effetto nell'eternità di quello che noi creiamo qui. Ecco, il Natale ci dà questa grande possibilità di celebrare questi regali, di dire a delle persone: ti voglio bene. Per me la tua presenza in questo Natale è importante, e questo nostro vincolo da Gesù bambino è benedetto da Dio, è benedetto perché Dio stesso è venuto a creare legami qui con Pietro, Giacomo, Giovanni, con Maria, con Giuseppe, con i magi, è venuto a creare legami. Scusate quest'ultima perorazione, magari inutile per voi, ma forse ne avevo bisogno io per convincermi che il mondo di ieri non è passato, che questi mondi che sono qui rappresentati da questi musicisti sono collegati. Forse li collego io. D'altra parte, una persona può mettere insieme più mondi, può far dialogare
può versare delle ricchezze da un vaso all'altro, da una bottiglia all'altra, da una mensa all'altra. Ecco, adesso chiediamo la benedizione del Signore, la chiedo per voi e ve la impartisco di cuore, perché quello che vi ho detto possa accadere in questo Natale, possa attendere, tacere e guardare, ascoltare, guardare, adorare, stringere i legami. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Qui anche il compositore è della Penisola, è Angela Castellano, che per Marianna ha scritto molti testi, con questo concludiamo, alla fine potrete anche approvare. Thank you.
Grazie, grazie a tutti. Non lasciate qui le lampade, portatele a casa. Buona continuazione d'avvento. E un saluto particolare ai seminaristi del quarto anno del seminario di Posillipo che ci hanno allietati con la loro presenza. Buona serata.